Buonasera a tutti. Oggi, come sporta, ho un grande amico eccezionale. Vado subito a presentarlo e lui si chiama Omar Oprandi. Ciao Omar. Ciao, ciao Andrea, ciao a tutti, buonasera. Allora, Omar, noi ci eravamo lasciati con lui, con una delle tue ultime performance allucinanti, nel senso che, cioè, grandi cose che tu mi hai detto che sei andato a scalare varie montagne e varie cose dopo gli interventi che hai fatto. E non è poco. Però io so anche un'altra cosa, che adesso me lo dirai, che tu sei andato a fare una scalata che praticamente è l'unica grossa scalata al mondo faticosa, giusto? Una delle più toste che ci possono essere. Ci spieghi in vari passaggi cosa hai fatto? Sì, allora mi piace i gerghi che usi perché sono quelli che usano tante persone che magari non conoscono bene a fondo determinati sport. Però la parola scalata questa volta ci sta bene perché si tratta della gara su pista da sci che si fa però camminando, non sciando, non usando gli impianti, ma usando le pelli di foca, quindi per fare sci alpinismo. E salire con la propria forza anche quei comprensori sciistici dove poi si può arrivare una volta arrivati in cima scendere e fare la traversata di 5 cime per un totale complessivo di circa una trentina di chilometri con un dislivello di più di 3000 metri di dislivello solo di salita. È un È un comprensorio comprensorio che è a a Salbach in Salbach, che in Austria Austria è piuttosto piuttosto conosciuto. conosciuto. Dove la Dove la gente scia gente scia come nel fare i nel quattro fare i quattro passi qui da passi qui noi da sulle noi sulle Dolomiti. Dolomiti. Là si fa un Là si fa un comprensorio di comprensorio quattro di quattro montagne, cinque montagne, cinque montagne che ci montagne sono che ci sono attorno attorno all'abitato di all'abitato di Salbach Salbach e e ci ci sono sono le le piste piste più più ripide ripide al al mondo, mondo, come come hai hai detto detto tu, tu, per per quanto quanto riguarda riguarda la la gara gara di dello sci alpinismo. sci alpinismo. Perché gli Perché gli atleti atleti addirittura lì addirittura lì hanno un hanno un po' po' lo lo spauracchio spauracchio addirittura addirittura di di dover dover riuscire a riuscire a stare in stare in piedi piedi in in salita salita perché è perché è talmente talmente difficile difficile che che molti molti cadono cadono e e scivolano scivolano per qualche per decina qualche o decina anche o addirittura centinaio di centinaio di metri metri prima di prima di fermarsi per poi fermarsi per poi ripartire e ripartire e risalire. Per cui ci risalire, per vuole cui ci molta vuole forza, molta molta forza, molta tecnica. tecnica. Riuscire a stare in Riuscire a piedi stare su in queste piedi su queste salite salite veramente non è veramente così facile così come facile potrebbe come sembrare, potrebbe magari dalle sembrare magari dalle riprese, riprese, ma ci ma vuole ci molta vuole molta preparazione. È preparazione. una È gara una gara che che fortunatamente, diciamo così, fortunatamente, nella diciamo mia così, carriera nella ho mia vinto carriera ho nel vinto nel lontano lontano 99. 99. Senti, te ti ricordi quante persone hanno partecipato a quella gara lì? In circa. Allora, sì, ci so, Ci allora, so, allora c'è un è un numero numero chiuso chiuso perché l'organizzazione, per riuscire a per riuscire a tenere tutti tenere sotto tutti bada, sotto bada, per riuscire a per dare a riuscire a tutti dare a tutti comunque comunque di un po' di appoggio per quanto appoggio per riguarda quanto sia riguarda sia l'iscrizione l'iscrizione sia sia l'eventuale rifornimento lungo la rifornimento lungo la gara gara e e per vari questi vari motivi. motivi Il numero è il numero è chiuso e si chiuso e si arriva a arriva a circa circa 1500 1500 persone. persone. Ci Ci sono, sono, c'è c'è da da dire dire che che ci ci sono sono tre tre categorie, categorie, cioè cioè sullo sullo stesso stesso percorso, percorso, cioè cioè partendo partendo dallo dallo stesso stesso punto e punto e tornando tornando nello nello stesso stesso punto, punto, c'è la c'è la vertica, vertica, cioè solo cioè la gara di solo la gara di salita, della salita, prima della prima salita, che sono salita, che 1000 sono metri di mille dislivello, metri un di livello, un chilometro in chilometro in verticale. verticale. Da Da salire salire e chiaramente e gli atleti chiaramente si gli fermano atleti là si in cima, poi fermano là in cima, rientrano poi con gli rientrano con gli impianti. impianti. Dallo stesso Dallo punto di stesso punto di partenza partenza c'è c'è la, la, diciamo così, diciamo così,
così il percorso intermedio intermedio per chi non per se la chi non sente se di la fare sente quello di fare quello lungo, e lungo, quindi e invece quindi che invece 5 che 5 montagne con montagne tre con grosse tre grosse salite se ne salite fanno se ne solo fanno due, solo due, con due con grandi due grandi salite, e salite, poi e c'è la poi c'è la marathon, quella che marathon, chiamano quella che chiamano marathon, che è quella marathon, che ho fatto che è quella che ho io, fatto cioè io, il cioè percorso il percorso completo completo che fa tutto che il fa tutto il comprensorio di comprensorio di Svalbard. Svalbard. E nella E nella totalità totalità degli degli iscritti iscritti sono sono circa circa 1.500 1.500 persone, persone, e per la maggior per la maggior parte si parte si iscrivono per fare iscrivono la per fare maratona, la maratona, come come andare andare alla alla maratona in maratona New in New York, York, rinunciare a rinunciare a quella quella classica classica per per fare, fare, non non so, so, una una ventina ventina di di chilometri. chilometri. È È chiaro chiaro che che tanti tanti vanno vanno là là per per fare fare quella quella più più lunga. lunga. Senti, io te l'ho detto fuori in onda, adesso ci siamo. Io a te ti ho preparato una bellissima sorpresa, anche da amici da casa, per far vedere di cosa stiamo parlando. Tu sei pronto a spiegare tutto e io ti faccio vedere tutto quello che riguarda quello che ha fatto Omar, che abbiamo qua Quindi in lo commento in diretta diretta? con noi. Diretta? Certo. Ci proviamo. Ok, beh, Ok, beh, allora. ecco, questa è una grande Questa è una sorpresa grande anche per sorpresa anche me, per perché me, tecnicamente perché Andrea è tecnicamente Andrea è riuscito a riuscito pescare a le pescare le immagini di questa immagini di questa gara. È chiaro gara, che è chiaro qui, che qui, questa è questa è l'edizione dell'anno l'edizione scorso, dell'anno non di scorso, non di quest'anno, quest'anno, perché perché faceva parte faceva parte diciamo del, così, di diciamo quello che era così, di quello che era successo successo l'anno l'anno scorso. Questa gara si scorso, chiama questa gara si Monte chiama Natta, Monte cioè Natta, attacco alla attacco alla montagna, proprio montagna, perché è una proprio gara perché è una gara veramente veramente faticosa. Qui c'è faticosa, qui c'è l'abitato di l'abitato Salba, di che è un Salba, che è un comprensorio, ripeto, comprensorio, sciistico, ripeto, molto sciistico, conosciuto molto in Austria, conosciuto in ma Austria, ci va ma parecchia ci va gente, parecchia anche gente, anche francesi, francesi, un po' un po' dappertutto, svizzeri, insomma, c'è un po' di gente che va in quel posto perché è veramente un comprensorio piuttosto famoso a livello turistico. C'è un impianto che parte dal paese, che è circa 1500 metri, poco meno, e sale sulla prima montagna. Ecco, sotto questo impianto qui c'è una pista di sci nera, cioè tra le pinte difficili, che ci possono essere nei vari e su questa pista c'è la prima salita. La prima e la seconda salita sono quelle veramente impegnative e che danno veramente un po' tutti durante la salita. Il materiale su quelle pendenze fa fatica a rimanere, diciamo, aggrappato, quindi molti atleti durante la prima e anche la salita decidono di salire a piedi, perché così non si riesce. La partenza si attraversa corsa, ci sono sempre un sacco di persone, si fa il vero, si fa il vero, diciamo,
percorso che si deve affrontare. Qui, come dicevo, siamo tutti partiti dalla presa, dopo questi 5 minuti, 10 minuti, si mette un piede, questa è diciamo quello che siamo, quindi non sport, come dire, io vado a fare l'atletica leggera, vado a fare una montagna, ecco, questo qui è, chiamiamolo così, E qua vediamo la tua intervista. Praticamente io ho avuto l'onore di essere intervistato dal direttore di gara, l'indicatore della gara stessa, che mi faceva delle domande, diciamo, traduceva la domanda dei giornalisti in tedesco, perché lui parla anche italiano, e io davo delle risposte perché la mia presenza in quella gara era legata alla mia vittoria del 99, quindi sono passati ben 25 anni. E quindi io raccontavo la differenza tra 25 anni fa quando ho vinto io e questa edizione, dove sono stato invitato come ex vincitore di questa gara, ma poi ho detto all'organizzatore, ho detto: senti, guarda, non puoi ospitarmi solo come commentatore di quello che era e di quello che è, ma vengo anche a fare la tua gara. Quindi insomma ho voluto partecipare dopo 25 anni a questa gara famosa, insomma. Certo. E qui ripeto, lui non sta facendo altro adesso che tradurre di nuovo in tedesco le mie battute che facevo, le mie risposte. Infatti si rideva un po' tutte e due. E tra l'altro in questa gara io ho portato anche il materiale che avevo usato 25 anni fa per far vedere la differenza tra quello che era una volta. Voi immaginate una macchina da rally di 25 anni fa e una macchina da rally dei tempi moderni, insomma. Quindi la differenza tra i materiali di una volta e quello di adesso, la differenza di peso, erano domande che riguardavano proprio tecnicamente questa differenza di 25 anni tra una volta e adesso. Voi pensate che quando io ho vinto la gara nel 99 ci avevo impiegato 3 ore e 5 minuti, e mi ricordo ancora che sull'ultima salita che l'organizzazione non si aspettava che io arrivassi con quei tempi, addirittura hanno dovuto allestire velocemente uno degli ultimi cambi assetto, che vuol dire, cioè, se tu in salita stai usando l'assetto da salita, quando arrivi in cima devi cambiarti per partire in discesa, e lì hanno dovuto attrezzare tutto un po' velocemente perché pensavano di poterlo fare con più calma, perché avevano fatto delle prove di durata della gara, e loro stimavano più o meno dalle 4 alle 4 ore e mezza, e invece ci hanno impiegato praticamente un'ora e mezza di meno nel 99. Sono ritornato dopo 15 anni, e con il materiale nuovo avevo abbassato il mio record personale, non arrivando più però a vincere comunque, a 3 ore e 3 minuti, perché Omar, il record è 2 ore e un quarto. Perché Omar, senti, ma i materiali adesso sono più leggeri di prima, eh?
Sì, controllarlo. la Sì, differenza la più differenza grossa più l'ha grossa l'ha fatta la fatta la tecnologia, cioè sono tecnologia, cioè sono riusciti, riusciti, come in cioè come in tantissime tantissime cose, a cose a cambiare i cambiare i materiali degli sci, materiali per degli sci, esempio, per e esempio, anche e degli anche degli scarponi. scarponi. Non si usa Non si più usa più plastica per gli plastica per gli scarponi come una scarponi, volta, come ma una si usa volta, ma si usa carbonio, quindi è carbonio, logico quindi è che i logico pesi che i pesi vanno vanno a a diminuire. Uno diminuire, uno scarpone scarpone dei miei dei miei tempi, tempi, pur essendo uno pur scarpone da essendo gara di da gara punta, di punta, pesava pesava vicino al vicino al chilo. chilo. Uno Uno scarpone di scarpone di oggi pesa oggi mezzo pesa chilo, mezzo cioè la chilo, cioè metà. la metà. Per quanto riguarda lo sci, lo sci di una Lo sci di volta una volta pesava pesava circa circa 9 etti 9 e lo etti, sci di e lo sci adesso di pesa adesso circa pesa 6 circa etti, 6 quindi etti, altri quindi 3 etti altri 3 meno. etti meno. Voi Voi calcolate che la calcolate somma che la di somma di tante tante cose, cose, quindi quindi bastoncini, bastoncini, sci, sci, attacchi degli sci, le pelli di le fuoco pelli che di servono fuoco per che non servono per non scivolare sulla scivolare neve, sulla che sono sotto neve, gli che sci, sono sotto gli eccetera, sci, eccetera. vanno a far sì Vanno a che far voi sì vedete che tutte voi queste vedete tutte persone queste che stanno persone che stanno camminando, camminando, calcolate calcolate 3.000 metri 3.000 di metri di dislivello, dislivello, normalmente con normalmente con 400-500 metri di 400-500 dislivello si metri di fanno dislivello circa si fanno circa 1.600 1.600 passi, passi, quindi moltiplicato per moltiplicato per 4, quindi si 4, arriva quindi si arriva praticamente praticamente a circa a circa 6.000 6.000 passi. che dopo qua Passi. stiamo vedendo che c'è anche la discesa. Questo qua Certo, sta poi facendo la arrivati in discesa. cima c'è questo cambio assetto, cioè si tolgono le pelli dagli sci. In questo caso gli atleti, in quella discesa lì, le pelli le avevano perché è talmente corta che si possono tenere le pelli per scivolare anche in discesa. Cioè, si chiama pelle di foca, ma è un tessuto sintetico chiaramente al giorno d'oggi. Però per farti capire, la foca quando esce dall'acqua e sale su un iceberg non scivola indietro. Perché il suo pelo fa sì che l'attrito che crea sul ghiaccio, anche sulla neve, non lo fa scivolare indietro. Una volta i vecchi diciamo, cacciatori usavano questi tessuti delle foche, chiaramente, per andare a caccia, per poter camminare sulla neve in salita senza scivolare indietro. Adesso è diventato tutto sintetico, non si scivola più. Una volta arrivati in cima basta togliere questo tessuto dagli sci che si appiccica come un adesivo, semplicissimo, si aggancia con gli scarponi che in salita ti devono permettere di camminare, ma in discesa poi diventano come simili agli scarponi da discesa e si può scendere in assetto da discesa. Quindi probabilmente nel video ci sarà anche qualche ripresa di discesa, diventiamo sciatori come tanti altri. Senti, Omar, prima abbiamo visto quella ragazza lì, italiana, che è arrivata prima nel settore femminile. Sì, nel settore femminile quella ragazza nel particolare è arrivata prima per quanto riguarda la vertica. Cioè in cima alla prima salita c'è già l'organizzazione che aspetta. Voi vedete adesso questa immagine, sullo sfondo con la pista illuminata è la pista che noi abbiamo fatto in discesa. Quindi siamo saliti sulla montagna opposta, siamo scesi da quella pista, siamo arrivati in paese di nuovo, abbiamo di nuovo calzato, diciamo, abbiamo preso l'assetto della salita e siamo risaliti. Come dicevo prima, sono 5 montagne da salire e da scendere. E nella totalità di tutto il percorso, in realtà le tre sono quelle principali e due sono delle montagne intermedie. Sui falsi piani, ripeto, corriamo come i maratoneti o scivoliamo come i fondisti, quindi è uno sport molto faticoso perché comunque si fa anche a quote che arrivano fino a 4.200 metri, come il Mezzalama, la gara più importante che c'è, diciamo, su tutto l'arco alpino a livello di quota. Qua, dicevo, avete visto, tanto che parliamo, siamo arrivati nella notte, quindi nella notte si usano delle luci frontali che si mettono sulla fronte, sul casco, sono molto potenti perché al giorno d'oggi anche quella attrezzatura lì è cambiata. Una volta per avere la stessa luce bisognava avere un faro veramente molto grande, una batteria grossa, adesso si è tutto ridotto anche in quel senso lì. E noi scendiamo come se fosse giorno. È chiaro che abbiamo un fascio di luce che limita la nostra visione a qualche metro davanti a noi. Ecco, qui è l'arrivo, diciamo così, di quest'anno, da quello che vedo. Questo è il vincitore, è un ragazzo che detiene il record del percorso, è un austriaco molto molto forte.
ha vinto l'anno scorso, ha vinto anche quest'anno ed era il favorito, vabbè, si sapeva. Nel frattempo sta arrivando probabilmente il terzo, il quarto, il quinto, eccetera, che sono tutti abbastanza vicini tra di loro. E poi la manifestazione aspetta fino all'ultimo concorrente. È chiaro che ha diritto anche lui alla sua gloria, tra virgolette. E niente, alla fine, diciamo, tutti gli atleti sono monitorati lungo il percorso e si riesce a tenere tutto sotto controllo. Certo. Allora, mi è piaciuto un casino sto video qua, però io dico, Omar, adesso parliamoci chiaro, io non so, cioè, come fate a fare quelle robe qua, cioè, nel senso, cioè, io non sarei in grado, ma anche se sarei in forma, cioè, non mi passa neanche per l'anticamera del cervello a fare quel discorso lì, cioè, quello sport qua, perché è talmente difficile, è talmente faticoso, che uno dice, cavoli, ma io anche alla notte devo cementarmi a fare quello sport qua. E non è da tutti, cioè, devi avere, secondo me, dal mio punto di vista, una forma fisica strepitosa. Devi avere tutti i parametri giusti, devi avere tutti, o sbaglio? No, non sbaglio assolutamente. È tanto vero che quando tutti noi atleti che andiamo a fare la visita medica per questo sport, perché è obbligatorio come per tutti gli sport agonistici, anche i dottori di medicina sportiva prestano un pochettino più di attenzione, nel senso che siamo in salita come un maratoneta o come un fondista, cioè siamo atleti che stanno facendo uno sforzo aerobico di lunga durata di solito per quanto riguarda le gare di alpinismo. Poi ci sono anche le sprint, come nel fondo ci sono le gare anche molto corte dove serve veramente la potenza come un centrometrista, ma nella normalità delle cose sono gare piuttosto lunghe e diciamo così sono un po' preoccupati, perché noi, a differenza dei fondisti o dei maratoneti, dovete pensare che le gare di sci alpinismo alpi vuol dire andare a correre, come dicevo prima, anche a 4.000-4.200 metri, cioè magari partiamo da Cervinia, per farti un esempio, che è 2.000 metri, ma la nostra gara non è già in quota perché è a 2.000 metri, parte dai 2.000 metri, poi va a arrivare a 3.008, il Plateau Rosà, poi attraversa, diciamo, tutte le piste di Cervinia della parte alta, va verso il Castore è una montagna delle Alpi che è oltre i 4.200 metri, e poi continua ancora e fa altri cimi di questo tipo, per cui siamo soggetti a dover far fatica anche a queste quote, molte volte legati anche al fatto di dover correre magari a 15 o addirittura a 18, 19, 21 gradi, è capitato più di una volta, sotto zero. E quindi, insomma, siamo alpinisti che fanno agonismo, quindi è una cosa abbastanza particolare anche per questo motivo. Ed è difficile da raccontare, non addetti ai lavori, perché bisogna un pochettino essere dentro questo mondo per capirlo. Insomma, è come un pochettino la Parigi-Dakar, che è più famosa, però la Parigi-Dakar sappiamo che è estrema per quanto riguarda la guida dei fuoristrada e delle moto da fuoristrada, per esempio. Quindi noi siamo un pochettino come loro, magari poco conosciuti, meno ancora di loro, in tutto il mondo, perché facciamo uno sport, tra virgolette, un pochettino estremo, dai, diciamo, però, così. Però, Omar, io vorrei sapere da te, dato che siamo qua in diretta stasera, e per far capire anche la gente da casa, chi vuole prendere atto o spunto di questo video che abbiamo fatto vedere, o che magari si vuole cementare, no? La preparazione che fate voi durante l'estate, no? Perché si sa, più andate su in montagna a fare questo sport qua, più anche l'aria vi viene a mancare, perché talmente che sari, l'aria, la respirazione comincia a diminuire. Ecco, tu durante l'estate che preparazione fai? Fate piscina, fate corsa, fate, cioè, per
come si può dire, per allenare anche la ossigenazione dei polmoni, ecco, per cercare i polmoni di mantenerli in allenamento per quelle, diciamo, scalate qua, no? Ma sì, sei perfettamente in linea col perfettamente in linea discorso, col nel senso discorso, nel che senso che la la preparazione per uno preparazione per uno sci-alpinista sci-alpinista di di punta. punta. Allora, Allora, faccio un piccolo passo un piccolo indietro. passo Nel indietro. 99, Nel quando ho vinto 99, quella quando ho vinto gara, quella gara, ma diciamo in ma quegli in anni lì quegli anni non lì c'era ancora non la c'era ancora nazionale la di nazionale di sci-alpinismo, sciopinismo. invece Invece adesso. adesso Lo lo sciopinismo andrà sciopinismo alle andrà Olimpiadi alle del Olimpiadi del 2026. Sono 2026, ancora sono ancora piuttosto lontane, lontane, ma ma sarà, è sarà, già è stato già stato accettato e accettato andrà e a andrà a partecipare alle partecipare Olimpiadi alle come gli Olimpiadi sport come gli olimpici. sport Quindi, olimpici, quindi di di conseguenza, conseguenza, per arrivare a poter partecipare alle per Olimpiadi, partecipare alle Olimpiadi, tutte le nazioni tutte le si stanno un nazioni po' si stanno un preparando. po' Chi era un preparando, po' in chi era un ritardo, po' in non ritardo, nell'Italia, non per nell'Italia, fortuna, per fortuna, a mettere in a mettere in campo la possibilità campo di la possibilità di presentare alle presentare alle Olimpiadi Olimpiadi un uomo atleta e un'atleta uomo e donna un'atleta donna che dovranno che dovranno dimostrare e dimostrare e partecipare per la propria partecipare per la nazione, propria dimostrare, diciamo, le dimostrare proprie diciamo le capacità. proprie capacità. È uno È sport uno un po' sport un po' particolare e particolare. Ma Omar, scusa, ma quando partono singolarmente o assieme a fare? Ci sarà la gara dove le donne Dove le donne correranno tra correranno tra donne, e la donne gara e dove gli la uomini gara dove correranno gli tra gli uomini uomini, e la correranno tra gli uomini e la staffetta mista staffetta viene mista chiamata. viene chiamata. Proprio per Proprio dare per una dare possibilità una in più, possibilità in anche più, magari alle anche magari alle nazioni nazioni diciamo, meno diciamo meno capaci, capaci, magari di magari di giocarsela un giocarsela pochettino un con quelle un pochettino po' con quelle più un po' più professionistiche. Però professionistiche, però adesso come adesso come adesso, siamo adesso però nel siamo però nel 2023, quindi siamo 2023, ancora quindi siamo abbastanza ancora lontani. abbastanza lontani. L'Italia se la sta L'Italia cavando se la sta piuttosto cavando bene, piuttosto bene, siamo siamo quasi quasi sempre sul sempre sul podio, podio. Ok. però diciamo la Però diciamo la Svizzera, Svizzera, adesso anche la adesso anche Cina, la Cina, con un con un allenatore allenatore italiano, italiano, sta sta andando piuttosto andando bene, piuttosto bene, e quindi io credo che quindi per io il credo che per il 2026 se la 2026 possano se la giocare possono diverse giocare altre diverse altre nazioni, oltre nazioni, oltre l'Italia, l'Italia, la la Francia e Francia l'Austria, e che erano l'Austria, già che erano forti già già in forti già in passato. passato. Diciamo che Diciamo noi, che come noi, loro, come come loro, l'Europa come in l'Europa generale, in siamo rimasti generale, un siamo po', rimasti un po', non non fermi a quello che fermi a eravamo, quello ma che abbiamo eravamo, ma abbiamo proseguito proseguito con gli io allenamenti. sono Io sono allenatore, allenatore, fisi di fisi questo di sport questo sport e conosco un e po' le conosco un po' le problematiche. problematiche. Siamo Siamo messi bene, messi ma le altre bene, ma le nazioni che altre sono partite nazioni che sono partite dopo dopo hanno hanno forse forse avuto così la avuto fortuna di così la partire fortuna con di tanta partire con grinta, con tanta grinta, con l'esperienza di l'esperienza di copiare copiare magari sugli magari errori sugli che errori facevamo che noi, che facevamo facevano i noi, che francesi, facevamo che i facevano, francesi, che per facevamo, per correggere, per fare gli correggere, per allenamenti fare più gli allenamenti, specifici e rubare il mestiere per arrivare, imparare sì, a, per arrivare più per arrivare più puntino alle puntino alle Olimpiadi. Olimpiadi. Detto questo, torno Detto alla questo, domanda che mi hai torno alla fatto domanda che mi hai fatto all'inizio, all'inizio, per far questo per sport fare va da questo sé sport va da che gli sé che allenamenti gli devono allenamenti essere devono essere veramente veramente specifici specifici e già io nel nel 96, 96, nel nel 94, 94, per dirla tutta, per dirla tutta, per poter per arrivare ai arrivare ai vertici di queste vertici di gare, queste perché gare, ho vinto perché ho circa, vinto sono andato circa, sul sono podio andato circa sul podio circa 150 volte 150 nella mia volte carriera. nella mia carriera. E per poter E per poter vincere vincere praticamente praticamente dedicavo 8 dedicavo mesi 8 mesi all'anno all'anno allo allo sci-alpinismo. Voleva sci-alpinismo. dire Voleva dire non usare gli non sci usare 8 gli mesi sci 8 all'anno, mesi ma all'anno, ma anche gli anche gli allenamenti di allenamenti di settembre settembre erano finalizzati finalizzati all'uso dello all'uso sci dello sci nella camminata nella con lo sci, camminata con lo nella sci, corsa con nella lo sci. corsa con lo Quindi sci. si Quindi faceva si ski faceva roll, ski cioè roll, quindi cioè degli quindi attrezzi degli con le attrezzi ruote con che le vanno su ruote che vanno su asfalto, come asfalto, usano anche i come usano anche i fondisti, fondisti, sempre sempre finalizzato allo finalizzato sci-alpinismo, allo si faceva la sci-alpinismo, si corsa faceva la corsa finalizzata allo sci-alpinismo, finalizzata si usava la allo sci-alpinismo, bicicletta si usava la finalizzata allo bicicletta sci-alpinismo, finalizzata allo sci-alpinismo, ma la ma la bicicletta e la bicicletta corsa e la erano corsa nei mesi erano estivi nei che non mesi li estivi contavo che non li nemmeno. contavo nemmeno. Io ti Io dicevo, ti 8 mesi dicevo, 8 all'anno mesi andavano da all'anno andavano settembre a da settembre a giugno. giugno. Dedicati Dedicati completamente allo sci-alpinismo, completamente allo dove sci-alpinismo, dove praticamente praticamente tutti i tutti i giorni giorni dedicavo o un dedicavo allenamento o un allenamento specifico specifico o quello che viene o quello che viene chiamato chiamato un riposo un riposo attivo, cioè attivo, cioè allenare allenare muscoli che magari muscoli non che magari servivano non proprio servivano proprio esclusivamente per lo esclusivamente sci-alpinismo, per lo ma sci-alpinismo, comunque ma fare, comunque come dire, come dire, facciamo un esempio, facciamo un un esempio, un ciclista che ciclista sviluppa gli che sviluppa gli addominali. Gli addominali, addominali gli magari per un addominali ciclista magari non per un servono, ciclista non però servono,
quando ti alzi in piedi sui pedali, quando fai delle cose particolari in bicicletta, anche quelli aiutano a essere più potente. E quindi praticamente tutti i giorni per 8 mesi all'anno erano dedicati all'allenamento per lo Sciarpinimo e includeva in questi 8 mesi chiaramente il periodo delle gare. Certo. E adesso tu stai facendo delle gare o stai facendo un po' di allenamenti? Stai facendo un po' di guida? Ma allora, come ti ho detto prima, sono allenatore di sciarpinismo, per cui qualche giorno, diciamo al mese, lo dedico a preparare o a far migliorare la tecnica a chi affronta questo tipo di gare. Perché è molto importante, faccio sempre l'esempio di un buon nuotatore rispetto a un cattivo nuotatore. C'è cioè, un cattivo nuotatore in acqua dà delle sberle all'acqua nuotando, mentre un buon nuotatore, diciamo, riesce a essere fluido, a essere, diciamo, leggero nell'acqua, quindi fa la differenza chiaramente anche la tecnica, anche in questo sport. E al di là di quello, mi diletto ogni tanto a fare qualche gara, come quella dove mi hai appena fatto vedere il video fatto in Austria circa un mese fa, un mese e mezzo fa. Ma diciamo ormai ho abbandonato il mondo delle gare, però diciamo così, facciamo, visto che sono con te Andrea, diciamo così una news molto fresca, il domenica 12 di marzo ci sarà quella che viene chiamata, diciamo, è una gara estrema anche quella, si chiamerà Cima d'Astra Extreme, cioè praticamente la Cima d'Astra è una cima del lago Rai, di una catena montuosa che c'è in Trentino, abbastanza conosciuta, e su questa catena la cima più alta si chiama Cima d'Asta, e su questa cima faranno la gara, una gara diciamo molto lunga anche in quel caso lì. Anche in quel caso mi hanno invitato perché l'ho vinta 3 volte, in questo caso l'ho vinto 3 volte, non solo una volta, ma 3 volte. E io e il mio, diciamo, amico di battaglia di allora parteciperemo in coppia, perché questa gara si fa in coppia. Sono talmente difficili le gare che non sono in pista, dove si mantiene la tradizione di far correre gli atleti in coppia, perché così ci si dà una mano uno con l'altro sulle parti, soprattutto quelle più tecniche, dove addirittura bisogna anche legarsi, talmente difficile il terreno. Ah, addirittura, senti, ce la puoi spiegare com'è questa gara qua? Cioè, te la ricordi perché averla vinta 3 volte ormai dovresti saperla a memoria, ecco. Dove sono i passaggi che secondo te sono abbastanza difficoltosi? Ma guarda, le gare di sci alpinismo, quelle proprio fatte in montagna, non come quella di Salbach che era su piste da sci, ma fatte in montagna dove non ci sono le piste di sci, non ci sono neanche gli impianti, si affronta un terreno, che si chiama semplicemente un terreno naturale, cioè si affronta la montagna per quello che è. La Cima d'Asta, come anche altre, per carità, però la Cima d'Asta viene chiamata, io da tanti anni l'ho sempre detto, ma non sono l'unico, lo dicono in tanti, la gara, nel senso che è una manifestazione dove veramente lungo il percorso si fa tutto quello che bisogna saper fare in montagna, cioè camminare sugli sci anche su terreno difficile, ripido, con ostacoli che possono essere sassi, neve dura, neve ghiacciata, perché le piste, ripeto, non ci sono. Magari tratti dove è obbligatorio mettere gli sci sulle spalle nello zaino, perché non si riesce a salire con gli sci, talmente difficile, e bisogna magari salire addirittura con i ramponi nei piedi, cioè bisogna mettere i ramponi nei piedi obbligatoriamente per la sicurezza degli atleti, ma comunque lo faresti anche se fossi lì per conto tuo. Gli sci quindi a spalla per forza, si salgono questi tratti molto ripidi, magari molto stretti, e poi c'è una parte finale prima di arrivare in cima dove c'è una cresta molto affilata, cioè con delle pareti, si può dire, sul lato destro e una parte molto ripida sul lato sinistro,
dove addirittura tutta questa cresta finale è attrezzata con una corda dove è obbligatorio legarsi. Quindi tutti gli atleti hanno un'imbragatura, hanno un kit, diciamo, di assicurazione che serve per tenersi agganciati a questa corda che mette l'organizzazione, perché nel caso di una scivolata, nel caso di un atleta che inciampa, ma anche nel caso di un atleta che sta poco bene, se è agganciato alla corda obbligatoriamente ci sono dei controlli lungo questo tratto tecnico dove ci sono gli addetti ai lavori che controllano che ogni atleta chiaramente si tenga legato alla corda. Quindi è abbastanza difficile per tutto questo insieme di particolari, nonché la discesa che, ripeto, non è fatta in pista dove tu hai tutto artificiale, cioè la pista di sci è delimitata, è tracciata, è battuta dai gatti, là sei in montagna, quindi hai delle bandiere che ti indicano a grandi linee la discesa, non sono bandiere di un gigante o di uno speciale, ma sono delle bandiere anche distanti fra di loro che dicono solo devi scendere di qua, poi tu puoi andare a destra, leggermente a destra, leggermente a sinistra, cioè scegli lungo questo pendio la tua linea da fare. È come un discesista che fa discesa libera, ha una pista di esposizione con delle porte che deve per forza seguire, ma lui può tenere una linea più alta, una linea più bassa. Noi siamo in montagna, quindi le bandierine sono semplicemente in mezzo e noi possiamo andare a destra o a sinistra seguendo in linea di massima queste bandierine verso valle e scendere più veloce possibile. Per cui dobbiamo lottare tra il saper sciare, il saper evitare gli ostacoli, il saper fare le curve dove serve fare le curve e andare dritti come uno che fa discesa libera dove si può andare dritti. Quindi c'è un insieme di queste, diciamo, particolarità. La cima d'asta non è chiaramente una salita sola e una discesa sola, ma quest'anno mi sembra aver capito che sono quattro salite e quattro discese, ancora del tutto da definire, perché quando si è in montagna non siamo noi che facciamo quello che vogliamo, ma è il meteo, è la quantità di neve, è la tipologia di innevamento sul terreno che darà modo all'organizzazione di definire solo negli ultimi giorni con più precisione il percorso stesso. Certo. Con questo, allora, io spero che ci passerai un altro video, se è possibile, se ci passi quello del 12, il 13 che vai fare, è bello anche a far vedere gli amici da casa. Ecco, Ma guarda, perché. ti faccio Ma una guarda, ti promessa, faccio una Andrea. Te promessa, ne Andrea. darò due Te ne di darò due di video, video, visto che so visto che che so che sei sei praticamente anche tu praticamente anche in tu evoluzione in come evoluzione materiale come dello materiale dello sciopinismo e sciopinismo. stai Certo. migliorando sempre di Migliorando più sempre questa di più tua, questa tua, diciamo, voglia di diciamo, parlare voglia di di parlare sport, di di far sport, conoscere di alle far conoscere persone, alle diciamo, le persone, varie diciamo, le attività varie che si attività fanno che negli si fanno negli sport, sport, nei tanti nei sport che tanti ci sono al sport che ci mondo. sono al Ti mondo. darò un Ti video darò un video inedito inedito che che trasmetteranno trasmetteranno l'11 l'11 di di marzo marzo perché perché racconterà questo racconterà questo video anche video in questo anche in questo caso, caso non le mie, ma non le le mie, vittorie ma di le vittorie tutti di i tutti i partecipanti degli partecipanti anni degli anni passati. Quindi passati. si Quindi si vedrà come vedrà si come si andava andava in nel questo 90, in caso questo nel caso nel 93, 93, perché l'ho vinto nel perché l'ho vinto 93 la nel prima 93 la volta. prima volta. E però ci sono E già i però ci sono filmati già i di quegli filmati anni di lì, quegli anni lì. e E poi poi ti porterò il ti video porterò della il video gara della una gara volta una che volta che l'organizzazione lo avrà l'organizzazione lo avrà montato montato molto volentieri, molto perché volentieri perché credo siano contenti credo anche siano loro. contenti anche loro. Così vediamo e gli appassionati possono vedere anche le cose che si fanno in montagna, questi sport qua, che è bello anche a farli vedere. Perché noi da quelle parti di qua non li abbiamo le montagne, cioè li abbiamo, ma siamo lontani. È bello a far vedere cosa si fa in montagna, che sport si pratica in montagna. È bello anche questo. Certamente, poi sai Certamente, che poi sai che ormai, ormai, diciamo, ci siamo diciamo, conosciuti, conosciuti, quando vorrai in quando veste vorrai in estiva, veste poi estiva, poi parleremo magari di parleremo magari di arrampicata, parleremo di arrampicata, parleremo di ferrate, ferrate, parliamo ormai. di queste Ormai, cose. Omar, ormai sei il mio ospite, spero che con me
vai avanti perché ormai noi adesso lo diciamo, siamo in diretta. Noi il 1º aprile andiamo su un'altra piattaforma Twitch, che praticamente diciamo è una piattaforma che andremo a improntare, e poi apriamo altre piattaforme come Instagram, come Telegram, come si chiama? Adesso mi sfugge, il sito Andrea TV, cioè per cercare di non far mancare niente agli amici da casa con il nostro sport amatoriale. E cerchiamo un attimino di stare dietro ai tempi che corrono, perché anche il nostro sport deve cominciare a alzare l'informazione che manca, non solo sport professionale, ma anche sport amatoriale, perché noi abbiamo tanto da dire come sport amatoriale, perché se no noi non ci vedono mai, e l'Italia, i giovani, dove li pescono? Se non facciamo questo sport. Certo, certo, E poi ci certo, lamentiamo che l'Italia non va ai mondiali, però se non vedono i nostri ragazzi, dove vanno a pescarli? Capisci? No, 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 quello che quello che dice è giusto, dice è giusto, insomma, insomma, soprattutto ai soprattutto tempi ai nostri tempi dove nostri dove magari con i magari social con i si ha social questa si ha potenza questa di poter potenza di far poter far comunicazione, ma comunicazione, magari ma vengono magari vengono sfruttati sfruttati da qualcuno, da qualcuno magari da magari da casa, casa e ti dà e ti l'idea dà di l'idea di essere in giro per il essere in giro mondo, per il perché mondo poi perché puoi puoi guardare tutto il mondo, ma guardare tutto il pare sei mondo sul ma tuo pare sei sul divano. tuo Per cui divano c'è c'è un po' il pro e un po' il contro, pro e però è contro chiaro che però è se vengono chiaro che se sfruttati vengono nel modo sfruttati nel modo corretto per corretto l'informazione e per e per dare dare diciamo uno diciamo spunto in uno più, una spunto in voglia in più una più, voglia in uno più stimolo in uno più alle stimolo in più alle persone, persone perché no, ben perché no venga. ben venga E sono e contento sono che ti contento che ti allarghi, tra allarghi tra virgolette, virgolette ad andare ad a macchia andare di a macchia leopardo a di coprire un leopardo a coprire un pochettino, pochettino tutte tutte le le varie varie tipologie tipologie di di social di informazione informazione e di piattaforme di che ci sono, piattaforme che ci sono diciamo, disponibili diciamo al giorno disponibili al d'oggi. giorno certo io ringrazio voi che mi date quell'opportunità qua perché io da solo giustamente non riesco a fare niente però grazie a voi vi do spazio a meno che riusciamo a far vedere gli sport che facciamo, ecco. E l'unico è questo, è per quello che io sto facendo tutto quello che sto facendo. Grazie a voi e vi devo dire ancora grazie a tutta la gente che viene in diretta con me a parlare del loro sport, ecco. Beh, Io speriamo Andrea che anche speriamo questa Andrea che anche questa serata che serata parlava di che questa parlava di gara questa gara particolare in particolare in Austria e Austria che e che adesso ha adesso dato un po' ha la dato un po' la curiosità curiosità di di aspettare aspettare la visione di la questi visione di video della questi gara che video farò della il gara che 12 farò il di 12 di marzo marzo. Certo. e facciano E modo facciano di modo farvi di farvi conoscere anche conoscere questo questo sport sport che che si si chiama chiama sciarpinismo, sciarpinismo che è anche, che e lo anche e vorrei lo vorrei sottolineare, sottolineare è è anche e soprattutto soprattutto amatoriale. amatoriale. Tanta gente è un Certo. po' stanca Po' delle piste stanca di delle piste sci. di Le sci piste di sci al giorno Piste di sci al d'oggi giorno un d'oggi pochettino un sono pochettino sono costose, un costose, un pochettino pochettino sono sono anche, anche, diciamo così, diciamo un così, pochettino un più pochettino pericolose di più una pericolose volta, di una perché volta. adesso è il Adesso periodo è dove il la gente periodo sta dove la gente capendo sta che esistono capendo delle che esistono regole, delle sta capendo regole, che in sta pista bisogna capendo che in pista comportarsi in un bisogna certo modo, comportarsi in un certo ma modo, ma effettivamente effettivamente c'è c'è qualcuno qualcuno che che scia con scia poca con poca cognizione di quello che sta cognizione di quello facendo, che per sta cui facendo, per cui diventano diventano sciatori un pochettino sciatori un po' pericolosi sì. queste persone qua, soprattutto Soprattutto qualche straniere, qualche devo straniere, dire, devo perché noi dire, italiani, da quello italiani, che da ho, quello vedo che con i miei io occhi, vedo con i miei occhi, forse perché l'abbiamo forse più perché in, l'abbiamo nella più nella tradizione, no? Abbiamo tradizione, le no? Alpi a Abbiamo casa le Alpi a nostra, casa mentre nostra, invece se mentre viene, invece non se so, un viene, non russo, so, un russo, viene viene uno uno straniero straniero dove dove le le Alpi Alpi non non ci ci sono, è sono, è chiaro chiaro che che arriva arriva qui con qui con poca poca padronanza padronanza dell'attrezzatura, dell'attrezzatura, poi poi magari magari è è un un pochettino pochettino pericoloso, pericoloso, sugli sugli sci sci non non hanno hanno dei dei freni, freni, ma ma bisogna bisogna essere essere in in grado grado di di frenare frenare con con la la tecnica tecnica e e col col metodo metodo giusto. giusto. Per Per cui cui qualcuno che qualcuno che è è stanco stanco delle delle piste, piste, qualcuno qualcuno che che ha capito che ha si capito rischia un che si pochettino rischia un troppo, pochettino si dà troppo, a si questo dà a sport che si questo chiama sport che si sciarpinismo, chiama anche a sciarpinismo, livello anche a amatoriale, livello come amatoriale,
prima e va al di fuori al delle di piste, va fuori in delle piste, va in montagna per stare un montagna po' in per mezzo alla stare un po' in natura, mezzo per alla stare per natura, conto per stare per proprio, per conto stare proprio, magari per con gli stare magari amici con gli e però amici, fare un e però qualcosa fare un di qualcosa più di più naturale, diciamo così, naturale, come diciamo gioco così, di come parole, gioco di no? parole. Però insomma, parleremo di un po' di tutto, dai. Senti, Omar, l'ultima parola dopo ti lascio andare perché giustamente sei stanco e domani mattina la sveglia penso che si alza, tu ti alzi prestissimo e lo so. Senti, neve com'è lì? Ne ha fatta, ne deve fare ancora, avete... come si... Diciamo così che le Diciamo così che le previsioni ne previsioni davano un ne pochino di davano un più pochino di in più in Trentino, e Trentino. invece ha Invece ha scaricato scaricato tutto o tutto o molto di più molto di sul più lato, sul diciamo, lato, diciamo, delle Alpi, delle Alpi, lato lato ovest, quindi ovest, quindi Piemonte, un po' di Val Piemonte, un po' di Val d'Aosta, quella zona là. d'Aosta, quella zona là. Ha Ha nevicato anche nevicato sugli anche sugli Appennini perché era una Appennini, perché era una perturbazione che perturbazione che veniva, entrava un veniva, pochettino entrava dalla un pochettino Liguria, dalla Liguria, da quel lato da lì, quel lato ovest, lì, appunto, come ovest, appunto, dicevo. come Noi dicevo. siamo in Noi Trentino, siamo siamo in un Trentino, pochettino a siamo un est, pochettino a ha est, scaricato ha non tanto, scaricato domani, stasera notte, domani, sembrerebbe che arrivi sembrerebbe un po' che di neve, arrivi un po' di speriamo, neve, perché fa speriamo, bene sia perché la fa bene natura, sia la natura, sia sia insomma per il insomma discorso per il discorso idrico, eccetera, idrico, ma eccetera, anche ma per anche chiaramente per tutti gli chiaramente per sport tutti gli sport invernali, e il Trentino invernali, e il sappiamo Trentino sappiamo che vive che tanto vive tanto di di questa questa cosa cosa turistica legata agli turistica sport legata agli invernali. sport invernali. Però di neve non Però ce n'è di neve non ce n'è tantissima. Per tantissima. quanto riguarda la Per mia quanto sveglia, riguarda la invece mia sì, a sveglia, domani invece mattina sì, alle a 5 domani e mattina mezza alle 5 suona e mezza e si va parte. bene, Omar. Allora, io ti ringrazio di essere stato sulla mia Andrea TV. Noi ci vediamo più avanti, come promesso. Tanto noi lo sappiamo che ogni tanto ci vediamo. Io vado a salutare gli amici da casa. Grazie di essere stati con noi, che sono stati in tanti. Noi ci vediamo domani, cambiamo totalmente sport e parliamo di tennis e parliamo di sci alpino, che praticamente la valanga azzurra, Omar, sia maschile e femminile, si pensava, allora, al femminile siamo completo perché le ragazze stanno dimostrando che praticamente sono al numero uno. Certo, certo. Praticamente abbiamo sorpassato gli austriaci. Come settore femminile, come Ma siamo settore bravi, siamo bravi anche nel anche fondo, nel non fondo, e solo nello sci solo alpino. anche nel fondo, nel maschietto, nel maschile, diciamo, stiamo per venire fuori perché Casse sta dimostrando chi è, si pensava che, ma sta dimostrando chi è. Poi cominciamo pian piano a arrivare al terzo posto, che ha fatto il nostro omone, come si chiama, che non mi ricordo, quello, vabbè, non mi ricordo, ce l'ho qua, sulla punta della lingua, quando mi viene te lo dirò, e niente, dai, cerchiamo di Paris, Domini Paris, vedi Sì, che sono arrivato, non sapevo se non parlavi sapevo di se lui parlavi o di di lui o Mo. di... Ok, ecco. E stiamo cominciando, dai, a metterci un attimino a pari alle femminucce. E il tennis, anche qua, siamo messi bene. Adesso, ultimamente, Camilla Giorgi ha vinto l'ultimo torneo. Il nostro Sinner sta facendo fuoco e fiamme. A me, in finale, c'ha sempre, gli capita sempre, i fuori classe. Però ha fatto l'ultimo torneo a Valanga, uno l'ha vinto e l'altro è arrivato in finale, battuto da uno dei più forti, ci sta, però ragazzi, Sinner secondo me un domani arriva tra i primi due, i primi tre, secondo me è dentro. Bisogna solo portare pazienza. Allora, Bravo comunque... Andrea, bravo che segui Bravo un po' che tutto e sei sei a a conoscenza, insomma, di conoscenza tutti insomma questi di tutti nomi che questi sono nomi che sono tantissimi tantissimi tra nuoto, tra tra nuoto, corsa, tra tra tennis, tennis, eccetera, eccetera. eccetera, Complimenti. eccetera. Grazie. Io aspetta che dopo ti saluto. Io vi do l'appuntamento a domani con il nostro Raffaele Grittini che ci parlerà di tutto quello che è successo di questi due sport. Con questo è tutto, io vi do la buonanotte e arrivederci a domani sera alle 21 già, 21:10. Ciao a tutti da Bobo. Ciao. Ciao, ciao.